al termine sussidiarietà e accreditamento. Ringrazio molto il professor Zamagni che è venuto qui con noi, perché so che ha un'agenda non fitta ma di più, e quindi è un onore e un piacere averlo con noi in questo momento. Grazie molte. Credo tutti dobbiamo essere molto grati a Istud per la ricerca che ha svolto, i cui risultati sono stati presentati, e per aver voluto organizzare questo incontro che giudico della massima importanza. Allora, sappiamo già, e quindi non mette conto ripetere cose già note, dell'importanza delle cure domiciliari, le motivazioni di varia natura. Sappiamo però che, nonostante questa consapevolezza, le cose non procedono come dovrebbero. Perché? Perché dobbiamo essere edotti del fatto che la sostenibilità di un modello di cure domiciliare presuppone l'intervento in maniera massiccia e diretta dei soggetti di terzo settore. Questa è la mia tesi. Ovviamente voi direte, sei presidente dell'agenzia? No, immagino. Il fatto è che quando si parla di queste cose, noi continuiamo nel vezzo tipicamente italico di indicare quello che sarebbe bello, sarebbe bello, sarebbe bello, sarebbe bello. Perché la cultura italiana ci ha abituati a essere dei buoni, anzi ottimi diagnostici, ma dei pessimi terapeutici. Sarebbe ora che smettessimo di fare la diagnostica, perché ormai sappiamo tutto. Tutti più o meno sanno come sono le cose. Bisogna arrivare a formulare proposte, proposte che devono essere sottoposte poi alla verifica dei fatti, le conseguenze che ne derivano. Ebbene, perché non va avanti il progetto di cure domiciliari? Perché gli ospedali, e quindi dico ospedali, dovrei dire sanità, non è in grado di fare quello che noi ci aspettiamo che sia fatto. Tutto lì. Perché i soggetti di terzo settore, dal volontariato ospedaliero alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale o alle fondazioni, questi sono i soggetti che riempiono la galassia del cosiddetto terzo settore, sono pronti ad intervenire, però non riescono a farlo. Perché? Perché da parte del sistema e sanitario e del sistema amministrativo su base regionale c'è una sorta di chiusura. Allora, il punto è il seguente. Il titolo reca la parola, l'espressione sussidiarietà circolare. Si tratta in breve di questo. Fino a tempi recenti noi abbiamo declinato la sussidiarietà in senso verticale o in senso orizzontale. La sussidiarietà verticale vuol dire il trasferimento di poteri dal centro alla periferia, ad esempio dallo Stato alle regioni, dalle regioni ai comuni. Benissimo. Questo tecnicamente è il decentramento. La sussidiarietà invece orizzontale vuol dire questo. Non faccia l'ente pubblico ciò che i soggetti della società civile, cioè i corpi intermedi della società, riescono a fare meglio o comunque in altra forma. Questa è la sussidiarietà orizzontale. L'articolo 118 e 119 della Costituzione, che sono stati modificati non molti anni fa, recepiscono in maniera esplicita il concetto di sussidiarietà orizzontale, che appunto è quanto ho detto. Qual è però il problema? Il problema che è emerso, qualcuno l'aveva detto anche prima, ma sapete com'è, è difficile essere ascoltati prima di vedere i fatti, che la sussidiarietà orizzontale non garantisce l'universalismo. Perché sussidiarietà orizzontale vuol dire che se tu sei membro di un'associazione, di una cooperativa sociale, eccetera, allora rientri a entrare nella categoria degli aventi diritto al servizio. E se uno non ne fa parte? E siccome il nostro modello di welfare italiano e in particolare il sistema sanitario nazionale è stato pensato sin dall'inizio su basi universalistiche, cominciamo a capire perché la sussidiarietà orizzontale non garantisce. È l'equivalente di quello che sto dicendo, di quanto avviene su un altro fronte, quello del welfare aziendale. Sapete, no, cos'è il welfare? Le aziende di grandi, medie, grandi dimensioni ai loro dipendenti forniscono dei servizi supplementari come l'asilo nido, la polizza sanitaria integrativa e così via, ma a chi? Soltanto i propri dipendenti. E allora se un cittadino ha la sfortuna di lavorare in un'altra impresa
che non realizza il welfare aziendale rimane escluso, e questo crea conflitti, come noi ci è dato di notare, eccetera. Ecco perché in questi ultimissimi anni si è cercato e si sta cercando di porre rimedio. È da qui che viene fuori il concetto di sussidiarietà circolare. Non basta la sussidiarietà orizzontale. Cos'è la sussidiarietà circolare? Molto semplice. Bisogna che i tre vertici del triangolo magico, e cioè l'ente pubblico, chiamiamolo così, i soggetti di terzo settore, secondo vertice, il terzo settore è la cosiddetta business community, cioè il mondo dell'impresa, devono interagire in maniera sistematica, non sporadica, tra di loro, per nella fase della coprogettazione, prima della fase della cogestione o co-realizzazione dei progetti. Voi direte, allora è facile, magari forse è facile, perché provate voi ad andarlo a applicare, io che ci sto provando in giro per l'Italia devo diventare matto, perché vado a parlare con l'assessore regionale o comunale, secondo me dice, beh, ma io ho il potere, perché io sono stato eletto, quindi tocca a me. Dico, ma allora tu come pensi? Ah, dico, io faccio appello al volontariato, alle cooperative, e dico, ma tu pensi, tu decidi, no? Poi per la realizzazione ti rendi conto che non hai le forze, a volte neppure le competenze, e allora ti appelli a questi soggetti del terzo settore. E tu pensi che loro possano accedere alla tua richiesta? Dico, ma che testa hai? Dico, perché poi qualche volta mi arrabbio anche. Dico, ma non sai il principio dell'antica Roma, cuius comoda e ius et incomoda? Tu, se vuoi che i soggetti della società civile, come quelli di terzo settore, partecipino fornendo risorse, e la risorsa più importante, voi sapete, è il tempo nelle cure domiciliari, più ancora che i soldi, è il tempo. Tu devi mandare la gente presso le famiglie con, ovviamente, competenze varie, eccetera. Tu pensi di poter ottenere da loro questa cogestione se non li rendi partecipi nella fase della coprogettazione? Al tempo stesso un'analoga difficoltà viene dal mondo delle imprese. Le imprese ti dicono, noi saremmo anche disposti a sganciare, però vogliamo contare, vogliamo dire la nostra. Non ci potete voi, enti pubblici, chiedere soldi in più rispetto alle tasse che si dovrebbero pagare, mettiamo che vengano pagate, e non farci decidere. Infine i soggetti di terzo settore dicono, noi non possiamo essere trattati come i portatori d'acqua, quelli che intervengono nella fase realizzativa, perché altrimenti seguiamo le logiche che da sempre accompagnano il nostro agire e così via. Ecco, allora capiamo cos'è la sussidiarietà. Se vogliamo essere seri, smettere di fare retoriche varie e realizzare le cure domiciliari come i cittadini chiedono e come anche lo stesso Servizio Sanitario Nazionale ha interesse a che avvenga per le note ragioni in termini di risparmi, di costi, di aumenti di efficienza e di efficacia, bisogna accettare questa logica. Non c'è altra via d'uscita. Cioè bisogna che tutti e tre i vertici facciano un passo avanti o indietro a seconda. Bisogna, in altre parole, che attorno al tavolo venga affermato il principio della parità dei diritti e dei doveri, cioè delle responsabilità, ma anche dei poteri decisionali. Ovviamente voi direte, ma è possibile, perché in alcune parti si sta facendo e i risultati sono eccezionali. Certo, bisogna fare un esercizio di umiltà, tutti devono fare un esercizio di umiltà. I rappresentanti dell'ente pubblico devono smettere di fare gli arroganti e di dire noi siamo stati eletti e quindi decidiamo. No, perché chi sa cos'è la democrazia sa che tu sei stato eletto non per fare quello che vuoi tu, ma per realizzare il bene comune della constituency, si dice. E per realizzare il bene comune tu devi sapere che il tuo know-how non è sufficiente. Per quanto bravo e intelligente tu sia, non puoi sapere, perché c'è un problema di informazione e l'informazione è asimmetrica. Al tempo stesso i soggetti di terzo settore, anche loro devono fare un esercizio di sana umiltà e smetterla di essere un po' arrogantini quando dicono noi abbiamo la nostra tradizione, noi abbiamo le nostre abitudini, noi abbiamo la nostra, come dire, il nostro DNA ci chiede questo, perché questo allora vuol dire che tu vai nella logica della, come dire, esclusivismo e rinunci dunque alla. E la stessa cosa vale per le imprese. Le imprese oggi hanno soldi, ve lo dico io che le hanno.
Io faccio l'economista di professione, sono professore di economia, e quindi se ve lo dico è perché so. Tant'è vero che basta vedere i soldi dovevano finire nei mercati finanziari. E le imprese, molti imprenditori sono ancora alla vecchia maniera, sono fordisti, pensano solo alle proprie attività, eccetera, al proprio profitto. Però ce ne sono molti in giro per l'Italia, e sicuramente voi ne conoscerete, che sono disposti ad intrigarsi, però ti dicono, non vogliamo fare i portatori d'acqua, che uno ci chiama e dice dammi 100.000 euro che devo fare questo. No, perché anche noi, che abbiamo una certa expertise, sappiamo come organizzare le cose, potremmo dare un contributo nella individuazione non solo dei livelli di bisogno, ma dei modi di gestione e così via. Allora, andando a chiudere, perché mi sono stati assegnati 10 minuti e bisogna rispettare le regole, io quello che sostengo è che o noi con coraggio prendiamo questa via o non ci sarà niente. Continueremo a illuderci che basti dire che bisognerebbe far questo, quest'altro, eccetera, perché i medici ovviamente sono iper frustrati. Sabato prossimo a Bologna, città dove vivo ora a livello regionale, ci sarà un convegno che ha per titolo Il disagio del medico oggi. E lo so bene che qual è il disagio, che è il disagio della frustrazione. Perché? Perché il fatto che ognuno deve rimanere nel proprio angolo e aspettare che dall'alto ci sia qualcuno che coordini non esiste più. Chi pensa così vuol dire che è rimasto indietro. E allora è giunto il momento di, se crediamo, poi se uno mi dice a me del bene comune non interessa, di soddisfare le esigenze dei pazienti, meno ancora, non mi interessa del vincolo, allora un altro discorso, anche questi vanno rispettati, però devono avere il coraggio di dirlo. Io non ammetto quegli ipocriti che dicono noi ci battiamo per il bene comune, perché la sanità eccetera, e poi a livello operativo fanno tutto l'opposto per boicottare un simile progetto. Ebbene, l'Italia è tra i paesi dell'Occidente avanzato quello che ha il terzo settore più sviluppato e più avanzato. Voi lo sapete questo, molto più dell'Inghilterra, della Germania eccetera. Perché non sfruttare questa risorsa? E qui ovviamente si apre per il legislatore, e non è questa la platea, l'obbligo morale prima di tutto, prima ancora che politico, di modificare la legge sul volontariato e il libro primo, titolo secondo del codice civile, che sono il codice, gli articoli del codice che riguardano il terzo settore, sono ancora quelli del 1942, pensate, quando è stato approvato il codice civile, e da allora non sono stati cambiati. Ma questo è un altro discorso. E dall'altro però bisogna che gli enti pubblici, quelli locali soprattutto, cambino modo di vedere le cose. Non si può poi andare avanti con un'amministrazione di tipo dirigistico centralistica che pensa, illudendosi di conoscere e non conosce, a meno che uno dichiari di essere un semidio che sa tutto, e che pensi che basti premere un bottone o mandare una direttiva per comandare, perché tu puoi comandare chi è all'interno della tua struttura, non puoi comandare i soggetti di terzo settore e tantomeno il mondo dell'impresa. Ho motivo di ritenere che non ci voglia molto prima che questo avvenga. Vi do solo con piacere, ho visto recentemente, alcuni mesi fa, che la Regione Lombardia, l'assessorato alla sanità della Regione Lombarda, che è la più grossa come sapete, in una delibera del marzo scorso ha scritto questa regione nell'implementazione bla 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 adotta il principio della sussidiarietà circolare. Andate a controllare e vedete che menzionano. Poi adesso voi mi direte lo faranno, questo io non lo posso sapere, però è già significativo che a questo si sia arrivato. Sarebbe bello se appunto dal concorso di tutte quelle associazioni che in Italia operano e si dedicano alle cure domiciliari e dai distretti, il discorso di prima che è stato fatto è molto importante, venisse una spinta in questa direzione. I tempi sono maturi per raccogliere una sfida del genere e per vincerla con sicurezza. Grazie. Grazie. Mi ero dimenticato di dire una cosa. L'agenzia che al momento presiedo, che ha sede a Milano, fra un mese e mezzo emanerà le linee guida sulla cosiddetta rappresentanza, perché è ovvio che la
sussidiarietà circolare esige delle linee guida, perché altrimenti tutti si mettono attorno a un tavolo e fanno caos. Allora ci vogliono delle regole che stabiliscano chi del terzo settore partecipa, chi della business community. Noi emaneremo queste linee guida che non hanno valore vincolante, sono linee guida, e le lasceremo all'attenzione di chi vorrà. Questo per dire che ormai siamo arrivati ad uno stadio piuttosto avanzato e sarebbe bene se l'Istud o altri con loro raccogliessero e traducessero poi queste linee guida, che devono avere la natura un po', come dire, generale, non generica ma generale, li traducesse in direi linee di settore per quanto riguarda le cure domiciliari. Grazie infinite, professore.